Ho appena fatto la strada principale del Bronx. O sea, lo que estaba leyendo decían que tú eres millonario. Hey, hermano. Tranquillo, hermano, estoy con él. Qui c'ho la polizia che mi sta scortando. Guardate questo tipo qua. Sta dormendo in una busta di plastica. Nella stanza del caso. Oggi è pronto. È scomplicato, non si riesce quasi a parlare per l'adrenalina che si sente quando entri in questo posto. Guardate questi due qua, poverini, sembrano morti. In questi buchi che vedete qua si scoprì che c'erano resti di persone. Il posto dove sono entrato io adesso è un posto che non consiglio a nessuno di entrare, perché è davvero la zona più pericolosa di Medellín. Se dovessimo accostare la parola resilienza ad una città colombiana, probabilmente quella sarebbe Medellín, perché ha vissuto una trasformazione straordinaria nel corso degli ultimi decenni. Pensate che una volta era tristemente nota per la violenza dei cartelli della droga, uno su tutti, quello di Pablo Escobar, mentre oggi riceve turisti da ogni parte del mondo, grazie anche al suo clima mite e temperato durante tutto l'anno. Le persone però qui non arrivano solo per il clima, ma soprattutto grazie alla comunità locale, che ha fatto sì che il cambiamento fosse reale e desse la fiducia necessaria per poterla visitare. Ad oggi è la seconda città più grande della Colombia, quella più all'avanguardia, ed è l'unica a possedere una metropolitana. Da come avete potuto capire, il cambiamento è tangibile in questo posto, e i turisti possono visitare zone che prima erano inavvicinabili, come la Comuna 13. Nonostante però la sua trasformazione, riesce ancora a mantenere qualche luogo inavvicinabile, come nel centro della città, nella zona della Candelaria, a pochi metri da Piazza Botero, esiste quella che è la zona più pericolosa della città, il Bronx. Nato nell'agosto del 2018, è diventato famoso per i suoi problemi sociali, tra cui l'alto tasso di criminalità, il traffico di droga, la prostituzione e la presenza di gruppi criminali organizzati. Si concentra in poche strade, ma in quella principale è dove ci sono centinaia di persone che vivono sotto l'acqua e il sole, che non ci pensano due volte nel ferirti se ne sentono il bisogno, e la loro unica preoccupazione è trovare la dose quotidiana di basuco, la droga che sta stendendo la Colombia. In questo posto, la maggior parte degli abitanti di Medellín gli sta alla larga, ma io ho deciso di visitarlo per vedere con i miei occhi tutte le sue dinamiche. Guys, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nella città di Medellín, la città dell'eterna primavera. In questo momento mi trovo nella Candelaria, esattamente sono in Piazza Botero ed è molto facile riconoscerla perché potete trovare le sue statue a destra e a sinistra, di dimensioni e di forme alquanto particolari. Tra l'altro vi devo dire che l'artista è deceduto poco tempo fa e soprattutto un'altra cosa che vi voglio dire, queste statue che ci sono qui sono statue originali, quindi vi lascio capire che in questa piazza ci sono un botto di quattrini sparse appunto per tutta la piazza. Detto questo, raga, quando voi aprite i miei video siete abituati a muovermi da una zona turistica ad una zona, diciamo, considerata pericolosa. Questa volta però è un tantino diverso, perché sì, Piazza Botero potrebbe essere considerata in parte turistica, però come si esce al di fuori della piazza la situazione inizia a cambiare. Come potete vedere già ci stanno problemi e sono ancora nella piazza, sto aspettando che smetta di piovere, perché c'è delinquenza, c'è microtraffico e c'è una quantità elevata di senza tetto. Noi oggi andremo in una delle zone dove magari il microtraffico è abbastanza elevato. Non so se riuscite a vedere quegli ombrelloni. Quegli ombrelloni sono il mercato e a 500 metri da questo mercato c'è il Bronx della città. Praticamente qui c'è la zona turistica e a pochi metri, diciamo, dalla zona turistica, come abbiamo visto nella città anche di Bogotà, c'è appunto il Bronx della città. Noi oggi entreremo là dentro per farvi vedere com'è la situazione lì, perché appunto, come stavo dicendo, è il punto della città dove gira la maggior parte di droga. Tra l'altro posso dirvi che questo Bronx attualmente è considerato
il Bronx più pericoloso della Colombia. E io vi dico la verità, posso confermarlo perché ci passai già l'anno scorso e la situazione non fu piacevole per niente. Quando vi parlo di microtraffico nei dintorni, vi faccio capire che è effettivamente così, perché adesso ho abbassato un attimo la testa e ho visto questo. Ovviamente potete capire che questo che abbiamo appena visto potrebbe essere una siringa dove state utilizzata eroina. Come vi stavo dicendo, raga, questo è il mercato e a 500 metri più avanti più o meno c'è il Bronx. Noi comunque oggi non prenderemo questa strada, ma andremo per questa strada qua, perché comunque voglio far vedere altre cose prima di arrivare alla nostra meta. Quindi iniziamo ad andare per questa strada qua. Questa strada che sto prendendo adesso è l'avenida de Grie. Vi dico questo perché? Perché questa strada che vi ho appena mostrato, se continuiamo a camminare dritto, possiamo trovare quello che era il vecchio Bronx. Questa strada che vedete qui alla mia sinistra è la Veracruz, ovvero la zona di tolleranza, dove ci stanno le prostitute. Anche se andiamo da quel lato là, ci sono un po' delle ragazze, la bella vita, non voglio dire prostitute perché sennò YouTube rischia di non monetizzarmi il video. E questa strada, come vi stavo dicendo poco fa, è l'avenida de Grief ed è la strada dove fino al 2018 c'è stato il vecchio Bronx. Ah, non vi ho detto una cosa, ovviamente non si vede, ma sono scortato, perché entrare in una delle zone, anzi nella zona più pericolosa di Medellin, tocca sì o sì essere scortato dalla polizia. E tra l'altro vi voglio far vedere, sono già entrato nella avenida de Grie. Se vedete alle mie spalle, la maggior parte di persone sono senza tetto. Queste persone che vedete qua e che vedremo più avanti sono persone che sono cadute nel mondo della droga. Più precisamente vi sto parlando del bazuco e dell'eroina. Eso es mucho químico, eso tiene CPM, eso tiene azufre, lo deteriora tanto, por eso cuando se cortan, en vez de la herida cerrar, se cicatriza, se les abre una llaga, una herida que hasta les toca amputarle las manos, los pies, los dedos. Il bazuco potrebbe essere quasi considerato come il crack. Stavo leggendo l'altro giorno però che hanno una maniera leggermente diversa di farlo. Il bazuco, in parole povere, sono gli scarti della cocaina che vengono poi rimescolati e vengono venduti, e non vale davvero niente, vale 50 centesimi, non di più. E potete capire che queste persone possono permetterselo, perché 50 centesimi gli fanno in un niente, magari facendo elemosina o riciclando, perché alcuni di loro riciclano. E tutte queste persone comunque che abbiamo appena visto sono tutte persone che molto probabilmente nella maggior parte dei casi hanno avuto problemi gravi nella loro vita che non sono riusciti a risolvere e attualmente si trovano in questo stato perché magari sono caduti nella depressione più profonda. Questa comunque è l'avenida de Grie. Guardate lì, quando voi vedete scarpe appese ai cavi della corrente, sapete che la zona potrebbe in parte diventare pericolosa o è una zona dove appunto si vende droga. Tra l'altro stavo leggendo sì che questa era la strada del vecchio Bronx, però comunque ci stanno ancora senza tetto che appunto consumano. Tra l'altro stavo leggendo un dato che nel 2019 c'erano all'incirca nella città di Medellin 3.000 senza tetto. Attualmente nel 2024 sono arrivati a più di 9.000 senza tetto nella città. Questo vi fa capire quanto è forte ed è quanto è facile, secondo me, entrare nel mondo della droga qua in Colombia. Per essere una zona comunque, diciamo, dove ci sono senza tetto, quindi ragazzi, voi dovete sapere, dove ci sono senza tetto ci sono anche venditori di vizio, come si dice
in spagnolo venditori di droga. Però la situazione, anche se la zona non mi sembra delle migliori, la situazione sembra in questo momento abbastanza tranquilla. Adesso non so se c'ho dietro, perché c'ho dietro la polizia, però in questo momento mi sembra abbastanza tranquilla. Questa strada, questo qua che vedete qua, era considerato il vecchio Bronx. Ed è tutto così. Guardate quanti ne sono. Sono davvero tantissimi. E più vai avanti, e più ci sono altre persone. E se pensate che questi ne siano tanti, aspettate di entrare in quello che è il Bronx vero e proprio. Alcuni sembrano morti quasi. Guardate questo tipo qua. Sta dormendo in una busta di plastica. Comunque vi stavo parlando che questo era il vecchio Bronx. E questa zona qua, in questa zona qua, c'erano degli edifici. Questi edifici furono abbattuti. Fortunatamente però, prima di essere abbattuti, ci fu un controllo e scoprirono che nei sottani di questi edifici c'erano persone senza tetto che stanno vivendo, avevano creato il proprio ecosistema dove si drogavano e dove vivevano, ed erano letteralmente messi nei sotterranei, nei sottani di questi edifici. Fortunatamente che se ne resero conto, perché se non si fossero resi conto e c'erano persone appunto questi sottani, avrebbero fatto una strage, avrebbero ucciso migliaia di persone. Dopodiché, dopo che fu smantellato comunque questo Bronx, ovviamente, come qualsiasi Bronx che si rispetti, non è che è sparito da un momento all'altro, ma semplicemente si è spostato un po' più avanti. E se si prende questa strada qua, si va dritti dritti nel nuovo Bronx della città. Come vi stavo dicendo, questa è la strada in cui poi si è spostato il Bronx. E noi, appunto, stiamo andando proprio in questa direzione qua. Adesso sì, devo controllare dov'è la polizia, perché dipendo dalle loro mani. Non so se lo vedete qui dietro di me, c'è il poliziotto che mi sta seguendo, e la situazione già inizia a cambiare e ad essere più complicata. Tra l'altro si sente un odore abbastanza forte, come in qualsiasi Bronx che si rispetti. Qui ci sono i campaneros. I campaneros sono le sentinelle, e stavo notando che quando entra qualcuno con la telecamera o la polizia o qualcuno di sospetto, loro hanno un fischietto dove, fischiando, avvisano che c'è un intruso nella zona. Il fischio, per esempio, può essere lungo, non lo so, per avvisare che c'è un poliziotto, mentre per esempio può essere un fischio corto per avvisare che c'è qualcuno con la telecamera, come me in questo caso. Quella che vedete di fronte a me è la strada dove inizia il Bronx, e ad aspettarci in questa strada c'è una persona, mi stanno spiegando, che mi aiuterà ad entrare in questa zona. Adesso abbasso la camera perché non posso riprendere. Da adesso in poi state bene attenti. Ho deciso di fare meno tagli possibili perché voglio farvi vivere appieno l'esperienza infernale del Bronx. Questa è la tipa Yara, okay. Qui. Questa è la base che era qui, ma che? Beh, però mi sta dicendo che non puoi gravare. Non lo sai, tu mi dirai. Agale. Mi accompagna però. Agale. In questo momento, ragazzi, sono appena entrato nella strada del Bronx. Sto esattamente camminando dove stanno queste persone, e guardate, cioè, nel senso, in questa strada non c'entra nessuno, e mi è stato detto che non posso riprendere al mio lato sinistro, perché il mio lato sinistro è una zona dove praticamente ci sono delle tende dove si vende, e non posso riprendere. Ehi, hermano. Ehi, dai, rompi. Ricordate quando prima vi parlavo dei fischietti per avvisare che c'erano intrusi nel Bronx? Beh, hanno appena lanciato l'allarme. E adesso? Assì a fretta. Però me sigue. Quedate conmigo, hermano, perché la situazione è delicata. È abbastanza delicato. Sto
Tra quanto si paga? Paga te. Come? Tra quanto le stai andando? Ok, perfetto. Guardate com'è la situazione, raga. Oh. Letteralmente non mi ha permesso di riprendere alla mia sinistra, perché ci stanno zone dove appunto si sta vendendo. Non mi è permesso assolutamente. Ho detto sì, ti faccio entrare fino però ad un certo punto. Io sto entrando nella strada principale di quella che è il Bronx. Ho appena terminato la zona del Bronx e tra l'altro in questa zona ci stanno persone minori di età che sono cadute appunto nel bazooko. Wow, è che è difficile riprendere perché comunque ci stanno persone a destra e a sinistra che mi stanno richiamando. Tranquillo, tranquillo, hermano, sto con él. Non vuoi. Che quiere, huevo? Che ti dicono che parlare? Guarda, se chiama con te, quiero que se quiera con te. Lo tengo conmigo. Va a ver, qué hombre. Tranquilo. Como yo lo voy a quedar con usted, marica también. Como marica también hay más. Que pare. Que pare. Marica, si estos más son como huevones, hermano. El solo se quema. Solo se quema. Hermano, de todo modo, no creo que la situación ahora sea tranquila para entrar. Si quieres, hacemos la vuelta, ¿no crees? Guárdale por aquí, déjale por aquí, tranquilo. No, que ya todos están, o sea, están mirando que estoy con la cámara. No quiero. Complicado. Me quedo por este lado, claro, sí. Intenta grabar hacia abajo para que. Sí, sí, sí. No, es importante. Si se molestan, podemos salir porque de todo modo es complicado, ¿no quiero? Sí, sí, hacia abajo, hacia abajo. Sí, sí, así. Il fischio dei Campaneros è sacro e quelli che si sono avvicinati poco fa a me sicuramente erano stati avvisati dagli altri. Questo per farvi capire che lì dentro non sfugge niente a nessuno. Ho appena fatto la strada principale del Bronx, ovviamente è scomplicato, non si riesce quasi a parlare per l'adrenalina che si sente quando entri in questo posto. Io lo feci l'anno scorso e ho davvero rischiato, mentre diciamo adesso sono entrato in maniera un po' più tranquilla, perché il personaggio che mi sta accompagnando è una persona che gestisce diciamo la zona. Però wow, che vibra, wow. Ok raga, sto un attimo organizzando una cosa qua con la polizia e vi devo dire che là dentro le persone tutte quante utilizzano bazooka, anche questi qua che stanno dietro di me, il Bronx praticamente là. Io non ve l'ho detto, ma là dentro ci sono all'incirca 600-700 persone di una strada più o meno di 200-300 metri, non di più. E vi devo dire che quando hanno provato a smantellarlo quest'anno, perché non è la prima volta che provano a smantellarlo, hanno provato a smantellarlo, quando è passato il blindato, le persone ovviamente se ne sono andate, però una volta che il blindato è andato via sono tutti quanti ritornati, perché ovviamente non sapevano molto probabilmente dove andare e hanno ripopolato di nuovo questa strada. Tra l'altro con l'ultima retata che hanno fatto, vi devo dire che là dentro hanno trovato più di 1000 dosi di droga e 80 armi bianche. Il posto dove sono entrato io adesso è un posto che non consiglio a nessuno di entrare, perché è davvero la zona più pericolosa di Medellin e forse il Bronx più pericoloso di tutta Colombia. Prima però di lasciarlo, decisi di ringraziare a mio modo l'ingresso a quella zona.
comprando un po' di pane e una parte dei senza tetto, provando a creare un rapporto di fiducia tra me e loro, facendogli capire che non ero un loro nemico. E alcuni, vi dirò la verità, decisero di concedermi un po' del loro tempo. Per stare nelle condizioni in cui sta, se la cava piuttosto bene. No. Come llegasse? Te puoi essere? No. Te puoi essere alcune preguntas? Ah. Ma come llegaste? Ah, sì, a Medellín. A questa zona, sì. Oggi nasce qui a Medellín e vivo in San Domingo, Savion. Però come llegaste acá? Perché... Ah, sì, a questo sito. Ah. Voglio portare la, con il bici e la base qua. Perché? Che ti passò in tua vita? Non sì, me lo... Tanto che criticavo il sistema insieme. E come dire, sta che voglio provare se mente che ti fa un vicio paglia, sai? E che provo questo vicio e mi è volto alla casa. Quanto anni tiene? Tengo 20. Quanto anni tiene? 20. Ok. No, tengo 25. No, che di calore, metti la camicia perché di calore. In questo momento tu fumaste, già fumaste qualcosa? In questo momento no, già se mi accavo. Ok, entonces sta, decimo, entre comillas, desesperato para buscar el otro. Sí, pero gracias a Dios no, pues. Hasta yo sea despelótica, no le hago daño a la gente. Ok. Porque yo me paro en un semáforo con un despelótico y me hago para la entrada, para comprar ese disco. ¿Y cómo es vivir acá en esta zona? Porque me imagino que tú vives en la calle, ¿sí? Claro, vivo in la calle, duermo la sera. Grazie, hermano. Il ragazzo che abbiamo appena visto, molto probabilmente era in astinenza e non era nelle condizioni di parlare bene. Quindi decise di fare una chiacchierata con un'altra persona. Hermano, puoi hacerte alguna pregunta también a ti, se me lo permite? Prima cosa, come ti chiamas? Mi nome è Camilo. Come? Camilo. Camilo, come estás? Bien. Te puedo preguntar un poquito tu historia. ¿Por qué no? ¿Cómo llegaste acá? Primero que todo, yo soy de Bogotá, pa. Ok. Llevo 23 años en Medellín, hice mi vida en Medellín. Y como digo, un error, una decisión mala. Pero he sabido vivir y tanto tiempo en el que he estado acá en la calle, por lo menos he vivido bien, tranquilo, sin problemas, sin incomodidades, sin enemigos. ¿Cómo es vivir en la calle, más que todo en esta zona? Porque de cómo estaba leyendo y de cómo me estaba informando, supuestamente es una de las zonas más peligrosas de Medellín. ¿Cómo es? Es un sitio donde simplemente hay que saber vivir. ¿Y? Es un sitio donde simplemente hay que tener algo que casi ninguno de los habitantes de la calle tienen, como no todos somos iguales. Hay que saber convivir entre nosotros mismos. Acá en este mundo, el que es más malo es el más mal, el mejor. Para mí no. Para mí no hay que ser malo, ni hacerle ofensa a la gente, ni hacerle daño a las demás personas para conseguir mi vicio. Yo aquí, ¿cómo me consigo la vida? Yo hago domicilios, lavo carros, lavo motos, les colaboro a los muchachos en la chatarrería, lo que sea. Haciendo el bien, sin necesidad de hacerle daño a nadie. Consumo mi vicio, trabajo para mí mismo, para pagar mi hotel, para pagar donde sea. ¿Tú vives en la calle o tienes una pieza? A veces pago pieza, a veces, por lo general vivo en la calle. ¿Y qué es lo más duro de la calle? El frío y la lluvia. Me imagino que ahora que llovió fue complicado. El menosprecio de la gente, pa. Por lo general, cuando las personas le llegan, un habitante de la calle a una persona de sociedad, lo primero que hacen es poner un escudo. ¿Por qué? Porque por culpa de unos, ellos, todo el mundo piensa que los habitantes de la calle no somos sino ladrones, que no hacemos sino quitar, que no hacemos nada más. Pero entonces esa es una ideología que la gente no ha aprendido a quitarse, porque no todos los habitantes de la calle somos así. Decimos, ustedes son, qué pena que te diga eso, pero son solo adictos. Exactamente, somos enfermos. Claro, me imagino que sufrieron. Obviamente. Claro, tiene toda la razón. ¿Sufrieron tal vez de depresión? No, simplemente mucha gente llega a la droga o porque le dio por probar o porque saca excusas para consumir. Pero realmente uno llega a la droga es porque quiere. Claro. ¿Tú llegaste a la droga porque quería o porque tuviste problemas, por ejemplo, no sé? Familiares, sociales, no. Ninguno. No, ok.
por probar y definitivamente pues me quedó gustando. No pensé que fuera a llegar tan profundo, pero sí. ¿Tu familia sabe de eso? Claro, toda mi familia, inclusive está en Bogotá. ¿Y saben que tú estás acá? Lógico. Ok, ¿no te vinieron nunca han venido a buscarme dos veces, yo he ido a Bogotá dos veces, pero yo hice mi vida acá en Medellín, pues ya me acostumbré a Medellín y no hay nada como Medellín. ¿Probaste a rehabilitarte o nunca? Sí, claro, ya estaba en dos centros de rehabilitación, he estado orgulloso por año y medio, pero uno como ser humano, o simplemente, cuando uno va a dar el vicio, lo más importante es querer. Claro. Si uno no quiere, puede estar usted en cualquier centro de rehabilitación, cárcel, donde sea. Si usted no quiere dejar la droga, no la va a dejar. Es un problema es algo bien que... grande. Y me imagino también, porque es muy económica casi. O sea, de todo modo, creo, para conseguir una papeleta de bazuco, ¿cuánto es? ¿2,000 pesos? Más o menos. Más o menos. De ahí, la mínima. Me imagino que de todo modo, si el bazuco valdiera como, no sé, 80, 90 mil pesos. También se consigue. Lo que quiero decir es, tal vez si fuera más caro, no estarían todos estos habitantes de la calle. De pronto sí, lógico, claro. De pronto sí. O si de pronto esa droga no tuviera un componente tan adictivo. Completamente tu obra. Porque de todo modo es muy fácil para usted, qué pena, para usted conseguir este tipo de droga, muy fácil. Sí, lo da la vuelta a la esquina. Ah, saludando a alguien, pa. Hay personas que lo quieren tanto a uno, que simplemente lo ven a uno así y ya reconocen que uno está así, sin la sustancia, sin su dosis y se la regalan a uno. Para empezar. Para estabilizarlo, ya. Sí. No para empezar a meterle a la droga, sino para estabilizarlo aún. Porque, por ejemplo, por lo general, los síntomas de abstinencia hacen que las personas se descontrolen y claro, generen ciertas cosas malignas, pero por lo general no. Okay. Muy fácil. Grazie, hermano, per commentarmi la tua storia. Il problema di tutte queste persone, molto probabilmente, è il bazuco. Sono convinto che se costasse molto di più, probabilmente non ci sarebbe una situazione del genere nelle strade della Colombia. Tuttavia, voglio che capiate che, come noi, queste sono persone e la maggior parte non sono cattive. Sono solo affette da una malattia, che è la tossicodipendenza. Ad ogni modo, prima di andarmene quel giorno, un gruppetto che era lì mi chiese dei soldi per poter mangiare. Accettai, ma a patto che mi portassero una ricevuta. Voglio aiutarli, però me devo andare. Guardate, qua nel frattempo sta facendo uso di bazuco. Nel frattempo vorrei continuare il mio, diciamo, tour, tra virgolette, in questa zona, che è abbastanza complicato. Esa decimo, hermano, te digo la verdad. A mí no me parece una factura, me parece, o sea, es un papel, literal, pero que real, puede escribir cualquier persona. Pero es real, mi papá. Tú sabes que uno debe ser sincero y es para comer, hombre. El vicio lo No estoy regalando nada. Estamos regalando. Ven acá, acércate acá. Ya. Agarra eso. Ya, son 15. Listo, que te vaya bien. Espero que lo utilice para comer, hermano. Ya. Adesso continuiamo il nostro tour, il Bronx come tale, diciamo, l'abbiamo lasciato alle spalle e quello che si vede lì è quella la zona del Bronx. Lo stiamo lasciando per incamminarci in questa zona qua, vi farò vedere la situazione. Sono tutti in questo momento con la pipa nella mano, stanno utilizzando bazuco. Qui c'ho la polizia che mi sta scortando nel frattempo. Guardate qui questa persona e la sedia a rotelle, molto probabilmente sono tossico anche loro. Guardate qui il tipo. Tutti quanti sono in questa condizione. Quelle che vedete qui alle mie spalle sono ciatarerie, perché ovviamente queste persone poi riciclano. Guardate, questo sta passando dietro di me. Comunque vi devo dire un'altra cosa, prima stavo parlando, nel frattempo mi controllo le spalle perché non si sa mai, la polizia è andata avanti, guardateli qui. Vi devo dire un'altra cosa, datemi un momento per organizzarmi io con la polizia. Buona, come sta? Sto bene? No, pues, andiamo. Comunque vi stavo dicendo prima che qui ci stanno persone che sono stranieri. Stavo parlando prima con
chi diciamo vive qua nella zona. Volevo incontrare qualche straniero appunto che vive qua. Io so di un canadese che in Canada è milionario, però sta qua. Il canadese in questione si chiama Jordan, vive a Medellin dal 2019 e più tardi quel giorno ebbi la fortuna di incontrarlo. Come llegaste acá a Medellin? Stavo in Mexico, guardo un'offerta in avione e fui per qua. E come terminaste? Perché io conosco tua storia un pochino, stavo leggendo e stavo mirando che de todo modo tu eres canadiense, corretto? Sì. E vi che in Canada de todo modo tenia un buon stile di vita. O sea, lo che stavo leggendo decía che tu eres milionario su questa materia. No, è mentira no, o è no. Verdad? No, si è equivocato, mio papà. Ah, ok, no tu. No. E tu famiglia sabe che è stata accaduta? No, mio papà fa sì. Ok, però tu tieni mamma, tiene... Tengo a mamma. E ella sa che tu stai qua? Sì. Ok. Tiene 85, ella. Ok. E a te come te vas acá? Come llegaste a... Eso è bazooka, sì? Lo che sta consumando. Sì. Come llegaste a consumire eso? Well, io ero qui 100 días consumiendo solo perico di marijuana e... Algún día yo probé cambiaste a fumar solo este. ¿Y ahora cómo vives? En el hotel. Acá. O sea, ¿tienes tu pieza o duermes también en la calle? No, yo vivo en el hotel. Quando sentite parlare di hotel, non pensate a un 5 stelle. Pensate più a una cosa simile a quella del Bronx di Cali. E a ti te dà il dinero tu famiglia o tu te rebusca come los otros? Mi mamma e mia amica mi hanno dato dinero in casa. E ellos saben lo che haces tu con este dinero? Sì. Che te compra il bazooka per eso? Sì, molto. Quante volte consuma tu al día, se te puedo hacer esta pregunta? Sì, normal. Consumiendo toda mi vita, like marijuana. Ah, però non es que desde Colombia tu empezas a consumir. Ya antes, quando estaba in Canadá, consumir. Solo perico. Ok, yeah. Y marihuana. Yeah. Ok. Y ahora está consumiendo solo bazooka o también consuma... Solo bazooka. No y... más marihuana. Ok, y te gusta vivir en la calle, o sea, ¿cómo es el tu estilo de vida acá? ¿Tú te quieres quedar toda tu vida acá? Yo vivo en un hotel en Bronx. It's okay, it's not the mejor vida, but it's fácil. Vivo muy barato, yeah. Sobrevivir. Y estás en, o sea, te quedas entre el hotel y en la calle. En el hotel, mucho. Okay. Mucho tiempo en hotel. Yeah. ¿Y cómo es la vida, decimos, de la calle acá en Colombia? ¿Te enamoraste de Colombia de todo modo para quedarte o te enamoraste del bazooka? Qué pena que te hago esta pregunta, si te molesta me lo dices. Ya, yeah, los dos, me encanta Colombia, me encanta el bazooka. Hey, no tengo nada más a hacer, estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Nueva adicción? ¿Barato? En este momento es el bazooka, ¿sí? ¿Ah? Es el bazooka lo que está fumando. ¿Bazooka? Ok. Ok. Y eso sería como el crack, ¿correcto? No. No. Crack es diferente. Ok, un poquito diferente. Mucho más potente. Bazooka, páprica con residuos que se quedan en el proceso de haciendo cocaína. But crack... Utiliza cocaína y purificar con bicarbonato y es peligroso, es mucho, mucho más potente. Okay. Puede hacer un infarto, like, la cantidad que fuma de base es en crack, would matter. Okay. ¿Y tú no tienes pensado de regresar en Canadá o te quieres quedar toda tu vida acá? Yo puedo regresar a Canadá en el futuro, estoy esperando 5 más años casi para cuando cumplir 50 tengo herencia y cambio todo, you know? Ahora estoy viviendo con muy, muy poco. ¿Cuántos años tienes tú ahora? 44, yo cumplir 45 este octubre. Ok. ¿Tú tienes otros amigos que vienen de fuera de Colombia o tú eres el único extranjero aquí? Tengo un otro amigo de Estados Unidos que vive en Colombia. Ok. ¿Ma él vive contigo?
o por otro lado? En el mismo hotel. ¿Y él también, o sea, en Estados Unidos estaba bien económicamente, como tú, como tu familia o un tipo? Más o menos, ya, también familia y amigos me han dado dinero a él. ¿Tenía mucho dinero o simplemente para consumir también? Vive más o menos de la misma manera que yo, like, vivimos muy barato. Okay. En Canadá, por ejemplo, paquete de cigarros es como $20. $20 es como 60 mil pesos. So, si tú y tu novia consumes dos paquetes o tres paquetes diario, tienes 120 o 180 mil. Yo aquí vivo con 150 mil por dos personas. Por dos personas en el hotel, con okay. Todo. Y entonces tú dices que está aquí en Colombia, aquí en Medellín, porque la droga es muy económica, ¿sí? Yeah, no solo la droga, I mean, creo que solo es ese barrio, en ese barrio todo está barato. ¿Tú cuánto pagas el bazooka? Bazooka 1200 es barato. ¿Es barato? Sí. En Canadá, ¿cuándo valiera eso? No existe. No existe. No. Pero decimos, podemos, es como, decimos, paragonarlo al crack más o menos, también si el crack es un poquito diferente. ¿Cuánto vale en Canadá el crack? El crack en Canadá, gente compra cocaína por $100 a gramo. ¿Y tú acá en cuánto la consigas? $5,000. $1. $10,000 por la calidad, okay. Like, mejor. Ok, y ahora que termina, ahora que llega a los 50 años, ¿te va a regresar a Canadá? Posible, depende. No posible. Sé. O sea, ¿y tú crees que va a dejar el bazooka en...? No sé, posible. No sé qué puede ser. Ok. Ok. Jordan, yo te agradezco por tu tiempo. De verdad, espero que tu vida mejore o si prefiere así, o sea, no sé. Gracias, Jordan. Il bazooka non fa distinzione tra ricchi e poveri, e Jordan ne è l'esempio. Nel Bronx di Medellin, come anche gli altri che ho visitato, scommetto che ci sono stranieri che vivono nelle sue stesse condizioni. Questo qua, secondo me, è un buon biglietto da visita per farvi capire che entrando di qua si entra in una zona e si vende droga. Sto facendo, diciamo, il giro dell'isola. Qua, diciamo, già vedete che la zona è un po' più commerciale, ci sono ristoranti. Molto probabilmente questo hotel che vediamo qua, non voglio dire cavolate, ma potrebbe essere un hotel dove i senza tetto che vedete, quando riescono a racimolare un po' di più di soldini, vengono ad alloggiare. Molto probabilmente, ma come sto dicendo, non voglio dire cavolate. Adesso tornerò per quella zona là per poi uscire dal Bronx. Ufficialmente per uscire dal Bronx. Nel frattempo comunque dovete sapere che ci passano, tra virgolette, persone normali. E qui potete vedere com'è la situazione. Stanno tutte persone che si stanno drogando. Ci sono alcuni che vedete che hanno una bottiglia, quello è pegante, così si chiama, è praticamente colla. Che viene inalata e dovrebbe valere meno del bazooka. Sto ritornando per la strada da dove sono entrato. Guardate qui. Adesso stiamo uscendo letteralmente dal Bronx. Il Bronx è la strada che è parallela a questo. Adesso sto uscendo. Anche qui, la zona dove sto uscendo adesso, quel ponte che vedete là, ci stanno persone senza tetto qua pure. Vedete qua? E qui, questa zona qua, voglio andare in un posto un po' più tranquillo per spiegarvi una cosa. Cambio lato per farvi vedere un'altra cosa. Che letteralmente sono persone, cioè guardate questi due qua, poverini. Sembrano morti. Sembrano morti. Incredibile. Guardate questo ragazzo qua pure. Qua iniziano ad esserci talleres, ovvero officine di moto. Questa zona che vedete in questo momento, tanto tempo fa, era il mercato della Spulgas, ovvero dove si vendono tutte cose di seconda mano. Quando questo mercato fu smantellato, perché poi si scoprì che al di fuori di cose di seconda mano vendevano anche droga, quando questo mercato fu smantellato, in questi buchi che vedete qua si scoprì che c'erano resti di persone, incontrarono ossa, resti umani.
Questo dovuto molto probabilmente alla questione del Bronx che è qua dietro, perché dovete sapere che comunque, essendo il Bronx il posto più pericoloso, girano temi delinquenziali che vanno al di fuori della droga, comunque girano intorno alla droga. E qui trovarono appunto resti umani di persone, quindi scoprirono che letteralmente si trovavano nel bel mezzo di un mini cimitero. Ed è questa qua la zona. E dal vecchio mercato della Pulgas termina la mia visita al Bronx di Medellin. Un posto dove il bazooka non fa sconti a nessuno. Non gli importa che tu sia milionario, di ceto sociale medio o povero. Ti cattura e nel 95% dei casi ti trascina fino nell'inferno con una possibilità di uscita minima. Con questo Bronx si conclude la mia visita a tutti i Bronx delle città della Colombia. Spero abbiate capito appieno la sua situazione e spero abbiate capito la battaglia che stanno affrontando le persone che si trovano al suo interno. Anche per oggi siamo giunti al termine di questo video. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Vi saluto e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao guys!